Amici di MidiWorld, abbiamo tra le mani il nuovo Sony Xperia M4 Aqua. La parola acqua dovrebbe subito farmi venire in mente perché si chiama in questo modo, perché è subacqueo. Sony prosegue la sua tradizione degli Xperia, portando il waterproof anche sui modelli di fascia intermedia, come questo appunto M4. Vi raccontiamo qualcosa in più di questo smartphone. Sicuramente il design vi ricorda moltissimo quello dello Z3 dello scorso anno. Effettivamente Sony ha deciso di proseguire su questa strada, proponendo un telefono che ha lo stesso design, quindi sottile, leggero, ben costruito, con materiali di qualità, però comunque più abbordabile. Lo schermo è un 5 pollici IPS, quindi si vede bene da tutti gli angoli. C'ha l'LTE, c'ha una fotocamera frontale da 5 megapixel con un grand'angolo per dei selfie fantastici, e sul retro un classico sensore Sony da 13 megapixel. Sony sulla fotocamera non sbaglia praticamente mai. Audio ARS, perché a Sony piace comunque l'alta qualità anche nell'audio, la sta spingendo moltissimo, e una batteria che dura davvero tanto. Questo è importante per uno smartphone e ci teniamo a dirlo. Loro dicono addirittura fino a 2 giorni. Chissà se sarà vero, se è vero, giù il cappello e chapeau. Connettività NFC, USB, Wi-Fi, tutto quello che serve, 2 giga di RAM e 8 giga di storage per le vostre applicazioni. Diciamo che Sony ha fatto davvero un bel lavoro, soprattutto perché è riuscita a creare un prodotto che non si chiama Z, ma che a tutti gli effetti è uno Z, perché tenerlo in mano sembra davvero di tenere in mano uno smartphone di fascia alta. Leggerissimo, sottile, bello, brillante, con uno schermo comunque non full HD ma nitido e senza i pixel che si vedono, e un'interfaccia rivista e rivisitata da Sony con quick setting e tutte le modifiche apportate. Ovviamente la base è Lollipop. Questo è Xperia M4 Aqua, potete portarlo anche al mare, potete portarlo sott'acqua.